Buonasera, siamo qui con Denis Pianetti, è la prima volta che facciamo un video con lui, ma lo merita assolutamente perché Denis ha scritto un libro che adesso ci farà vedere in camera, Eccolo. intitolato Cronaca di una vendetta, la vera storia di Simone Pianetti. Poi dopo non riesco a leggere bene, magari leggi tu tutta la Leggo mia. io la vera storia di Simone Pianetti, il suo passato ribelle, la giustizia solitaria, la fuga romanzesca. Una fra le più belle appassionanti vicende della Belle Époque, un enigma mai risolto. Ecco, il finale, una delle vicende più appassionanti, un enigma della Belle Époque, un enigma va risolto, è assolutamente corretta, perché questo libro ponderoso, sono 600 pagine, ma perché raccoglie anche molta documentazione dell'epoca, visto che si tratta di un fatto vero, diciamo, questo fatto probabilmente è uno degli eventi della cronaca nera, purtroppo italiana. Più sensazionali, secondo me. Si svolge nella provincia di Bergamo, in Val Brembana, ha un momento culmine, al suo culmine, il momento clou, nella mattinata del 13 luglio 13 luglio 1914. 1914. Poi spiegheremo perché, ma comunque in realtà ha dei precedenti nell'epoca dalla fine dell'Ottocento fino alle soglie della Prima Guerra Mondiale, perché non dobbiamo dimenticare che 1914 è un anno un po' importante dal punto di vista della storia europea, perché inizia la Seconda Guerra Mondiale, ma anche poi dopo, una vicenda che poi ha un'appendice anche negli anni successivi. Avrete notato che Denis ha lo stesso cognome del protagonista della sua vicenda, Simone Pianetti, e adesso ci facciamo dire subito da lui come mai c'è questa omonimia. Ebbene, Pianetti, innanzitutto vabbè, un saluto a tutti. Pianetti perché sono discendente non diretto, ma Simone Pianetti era il fratello del mio bisnonno, quindi sono della quarta generazione. Una storia che è appassionante, una delle più vicende più appassionanti della Belle Époque, ma dopo 100 anni appassionato tantissimo anche a me, tanto che ho voluto approfondire questa storia di famiglia, anche perché dietro c'era comunque una morale, un insegnamento, Io qualcosa trovo di molto cui andare a curioso fondo. che tu sei venuto a conoscenza praticamente quasi di straforo, cioè non te l'hanno raccontata, giusto? Sì, in effetti in famiglia era una storia che veniva sempre un po' nascosta, si provava sempre un po' di vergogna, a raccontarla, soprattutto quando eravamo giovani da bambini. Infatti io sono venuto a sapere, a conoscere questa storia a scuola, il professore, mentre leggeva il registro di classe, i primi giorni di scuola, quando arriva il nome Pianetti, si ferma e mi dice: "Ma tu sei discendente, sei parente del famoso Pianetti?" E lì non sapevo nulla. Fatto sta che quando sono poi ritornato a casa mi sono fatto raccontare tutto dai miei genitori, da mia nonna in particolare, che aveva vissuto in quel periodo, quindi conosceva bene la storia e conosceva anche Simone Pianetti. Quindi da lì è nata la mia passione per questa storia. E ho pensato, perché tenerla nascosta? Perché comunque nel bene o nel male, per la vicenda comunque di un pluriassassino, Ecco, perché non l'abbiamo ancora detto, pur essendo di famiglia, c'è dietro una storia che è da conoscere. È la storia di un uomo disperato che ha subito vari fallimenti nella sua vita, un uomo dalle visioni imprenditoriali molto, molto
avanzata e molto, molto importante, rilevante, che ha saputo mettere in opera, ritornando dopo anni in America, in una valle che era ancora di mentalità chiusa, di una mentalità bigotta, legata soprattutto alla chiesa e al parroco, che a quel tempo bisognava essere ossequienti al parroco e alla chiesa, e se portavi delle novità, qualcosa di moderno, eri additato come diciamo, un eretico, fra virgolette. Possiamo dire che è nato un po' nel posto sbagliato per la sua personalità e poi per le sue Corretto. aspirazioni. Avrete capito che stiamo parlando di un criminale a tutti gli effetti, perché, come vedremo poi in quel giorno di luglio, egli commise una lunga serie di omicidi di cui parleremo, però io ne ho parlato anche altre volte con Dennis. Io trovo che questa storia sia straordinaria perché in realtà si compone, perché offre materia per tre romanzi. Allora, il primo è la storia di quest'uomo che nasce, la storia dell'infanzia, dell'adolescenza, della giovinezza di quest'uomo che nasce in questo posto così caratteristico comunque della nostra Italia, cioè la valle bergamasca per eccellenza. C'è anche la Seriana, però quella brembana è forse quella più conosciuta. E poi c'è la storia invece di dopo un viaggio avventuroso negli Stati Uniti, c'è la storia delle sue iniziative imprenditoriali che avvengono appunto al suo ritorno, che sono contrastate, vanno a finire male, e fino ad arrivare poi al culmine, come dicevamo prima, a questa esplosione di questa violenza, che sbalordisce, diciamo, per la sua intensità ed estensione, perché, come vedremo, Pianetti ha ucciso quante persone? Ben 7 persone. Ma ne voleva far fuori di più, Si evidentemente. dice avesse una lista di 20, forse anche di 40 persone, lista Ma che era comunque stata. quel giorno qualcuno si salvò perché lui non riuscì a trovarlo, no? Perché lui aveva. Ma di questo poi parleremo. E poi c'è il terzo romanzo di questa vicenda, che è la storia della sua fuga, della sua latitanza. Anche questa è veramente incredibile, perché, come vedremo, l'uomo riuscì a sfuggire alle ricerche che furono condotte a tappeto, per poi sparire nel nulla e senza che niente si sappia di lui dopo quell'estate, no? Quell'estate del 1914. Ma le voci che egli poi possa essere in qualche modo, c'è la teoria che possa essere morto, finito in un crepaccio, e quindi il suo cadavere sia introvabile, ma ci sono tante altre teorie che lo vedono invece sopravvivere e riuscire ad allontanarsi e a condurre il resto della sua vita in qualche altro luogo misterioso, E addirittura tornare poi in Italia. e addirittura tornare poi in Italia. Allora, vogliamo incominciare a parlare del giovane Pianetti? Dove nacque? Il giovane Pianetti era originario appunto della Valle Brembana, Camerata Cornello. Non so se molti di voi conosceranno Cornello dei Tasso. Cornello dei Tasso è la patria delle poste, un borgo medievale che è fra l'altro uno dei borghi più belli d'Italia, senz'altro da visitare, si raggiunge a piedi, non con i mezzi. E poco lontano da Cornello dei Tasso c'è la frazione Lavaggi, dove nacque Simone Pianetti il 7 febbraio del 1858. Siamo in media montagna, è giusto Media dirlo? montagna, sì, una zona abbastanza impervia. Ovviamente a quel tempo non c'erano strade, ma c'erano solo sentieri e mulattieri a collegare i vari caseggiati. La strada arriverà molto, molto più in là nel tempo. E è in questo contesto che Simone Pianetti nasce, trascorre la sua infanzia fra
fra pascoli, boschi, impara l'arte della caccia da suo padre e si avvia comunque anche a degli studi, perché la famiglia di Simone Pianetti era comunque benestante, era possidente di vari terreni, di caseggiati, di boschi, quindi era una famiglia che, diciamo, che nel contesto di Camerata Cornello era ben messa dal punto di vista economico, e questo gli permise a Simone Pianetti, come anche al fratello e alla sorella, il fratello sarebbe il mio bisnonno e alla sorella Elisabetta, di intraprendere appunto gli studi scolastici. Studi scolastici dove Simone Pianetti imparerà a leggere e scrivere. E a quei tempi l'analfabetismo era ancora molto, molto diffuso, soprattutto nelle valli della Bergamasca. Crescendo, studiò da veterinario, studi che poi interruppe per volontà del padre, però la sua conoscenza della lingua, comunque sapeva scrivere e leggere, fu utile in paese, perché in questo modo lui veniva chiamato spesso da varie famiglie a leggere le lettere che arrivavano dalle Americhe, dagli emigrati che da Camerata Cornello, dalla Val Brembana, erano emigrati L'analfabetismo era diffuso, ovviamente, Era no? molto diffuso sia a quei tempi. Quindi, sapendo leggere e scrivere, dava una mano a queste famiglie. E da queste lettere lui aveva capito che comunque la possibilità di emigrare avrebbe dato una svolta alla sua vita, sarebbe potuta cambiare in meglio, anche perché non c'erano possibilità di lavoro, di migliorare la vita in un contesto come Camerata Cornello. C'erano solo boschi, pascoli, quindi avrebbe vissuto di caccia e di allevamento. Quello che porta appunto la pastorizia locale. Fu così che Simone Pianetti, invaghito comunque da queste storie che arrivavano dall'America, dove tutto era moderno, tutto era libero Certo. e si poteva facilmente trovare lavoro, insistette affinché potesse avere una parte di eredità dal padre e poter emigrare in America, come facevano tanti altri uomini del paese e anche ragazzi giovani del paese. Questo lo portò a un duro scontro col padre. Ovviamente il padre non aveva bisogno di un figlio che emigrasse, piuttosto un figlio che potesse stare a seguire gli affari di famiglia. I campi, i boschi e la caccia. Questo portò veramente un duro scontro col padre. Si disse addirittura che in un momento di ira Simone Pianetti sparò un colpo di fucile al padre, mancandolo. Una testimonianza che non è riportata da verbali, né da nessun verbale, ma da testimonianze orali raccolte poi dai giornalisti. Sicuramente non aveva un carattere Non facile. aveva un carattere facile, era un bell'uomo, ai tante, Colto poi, no? biondo, col baffo, colto, piaceva anche alle ragazze, insomma, sia per essere un bel ragazzo, sia per essere benestante, insomma, le ragazze facevano il filo, un po' Simone Pianetti a Camerata Cornello. Però di carattere era conosciuto come un carattere forte, determinato, che è un po' il carattere di tanti uomini del tempo della Valle Brembana. Un tempo era anche il tempo del patriarcato, quindi gli uomini comandavano e probabilmente Simone Pianetti stava crescendo in quel verso. Quindi era un tipo che non si faceva calpestare i piedi molto facilmente. Questo lo vedremo poi, infatti, Vedremo in quello sicuramente. che succederà. Oh, parte per gli USA, in che anno, più grosso modo? Partì nel 1882, si racconta, si narra, dopo essere stato presso la Guardia Regia di Torino. Era stato proprio arruolato nella Guardia Regia militare di Torino nell'ambito della casa della famiglia reale dei Savoia. E infatti la leggenda
parliamo di La leggende. verità, però, la leggenda fu forse la storia, no? Non è chiaro. Fu anche una storia perché è stata tramandata da molte persone che conoscevano Simone Pianetti e anche dalla famiglia stessa. Purtroppo io ho indagato, non sono riuscito a trovare nulla di scritto. Ovviamente gli archivi sono talmente pieni di documenti che chissà un indomani salterà fuori qualcosa. Però si dice che Simone Pianetti, già a quell'epoca, da giovane ragazzo, andasse a seguisse le battute di caccia di Re Vittorio Emanuele sulle montagne del Gran Paradiso, fra Valle d'Aosta e Piemonte. Cacciava camorra, Cacciava probabilmente. camosci, sì, infatti lui era un tiratore infallibile. I giornali parlavano di lui, di un cacciatore che aveva addirittura sparato a 2 o 3 camosci a distanza di 1 chilometro. E questo è riportato da più giornali e anche dalle testimonianze dell'epoca. Questo legame con la famiglia reale rimase, sempre si racconta, si rimase anche quando poi rientrò dagli Stati Uniti, dall'America. Infatti, i figli si ricordavano del padre quando tornava dalle battute di caccia reali dal Gran Paradiso, ma anche addirittura una volta dall'Africa. Dall'Africa erano andati a caccia di elefanti. E infatti, uno dei figli più grandi si ricorda quando il padre tornò a casa presso il suo mulino elettrico e mise sul tavolo un pacchetto di soldi, di denaro, proprio perché era tornato da questo viaggio in Africa. E questa sua attività, questa sua passione anche per la caccia, comunque gli fruttava qualche denaro, che lo portò poi a Ecco, investire nelle vediamo sue attività. quando diventa maturo, innanzitutto si sposa, giusto? Sì, quando rientrò poi in America, stette per una decina d'anni, infatti dal 1882 al 1892-93. Infatti, Parecchio. quando rientrò a Camerata Cornello in Val Brembana, si sposò nel 1893 con Carlotta Marini, che era una giovane ragazza di San Gallo, sempre un paese della Valle Brembana. Ecco, sul suo passato americano non ci sono molte informazioni. Peccato. Si parla, qualche giornale accenna ad un personaggio che comunque era conosciuto nell'ambito americano. Non si sa esattamente se era di stanza a New York piuttosto che a Pittsburgh. Alcuni dicevano anche che frequentava le varie città del Nord America e avesse aperto appunto delle attività locali. C'è un racconto che però prendiamo con le pinze, che fu pubblicato nel Questo è una 1927. notizia straordinaria. Sì, è stato ritrovato una ventina d'anni fa, e io ho fatto degli studi su questo racconto, scritto da Harry Ashton Wolff, che era un criminologo anglo-americano molto amico di Arthur Conan Doyle. Infatti, lui scriveva racconti di gialli, di delitti, un po' una sorta di Poirot del tempo. In quei tempi, in quegli anni, andava molto di voga a scrivere romanzi, racconti gialli, e riprese la storia di Simone Pianetti, la vicenda di Simone Pianetti, in questa collana di libri, e lo pubblicò sotto il titolo di Crimes of Violence and Revenge, Crimini di violenza e vendetta, pubblicato appunto nel 1927, dedicato addirittura ad Arthur Conan Doyle. C'è il Lo racconto, ricordiamo, è il creatore di Sherlock il Holmes. creatore di Sherlock Holmes. Nulla toglie che Harry Ashton Wolff fosse molto influenzato dalla vena creativa di Arthur Conan Doyle. Infatti, lo spunto lo prese per questa serie di racconti che scriveva su questi libri. Nella storia, nel racconto di Harry Ashton Wolff, si parla di un periodo americano di Simone Pianetti dove combatte la mano nera, la mafia locale a New York, per poi, minacciato,
Fra l'altro, il suo socio in affari fu ucciso appunto dalla mano nera. Lui, minacciato, dovette rientrare in Italia a Camerata Cornello. E poi Ashton Wolfe, molto probabilmente, anzi, non è neanche molto probabilmente, ma è vero che sia venuto a conoscenza della storia tramite i giornali dell'epoca, anche perché li pubblica in questo libro, pubblica la copia dei giornali, dei titoli. E racconta poi la vicenda che è avvenuta appunto nell'estate del 1914. Quindi cosa dobbiamo pensare di questo scritto così importante? È una storia che Ci può ha stare, potrebbe stare. appassionato molti, perché vedo che moltissimi la riprendono, perché proprio vediamo un pianeta che adirato e violento proprio va a combattere la mafia locale con tanto di Quindi l'ha fascino. scritta sapendo della sua impresa criminale, giusto? Sì, sapeva, l'ha scritta successivamente, quindi era a conoscenza già. E probabilmente quello che dice anche Ashton Wolfe nel suo libro, questo senso di giustizia che ha avuto nel 1914 a Camerata Cornello, era un senso di giustizia che aveva già maturato negli Stati Uniti proprio perché minacciato più volte dalla mano nera, dalla mafia locale. Quindi, come dicevamo prima, aveva un carattere che non si faceva calpestare i piedi molto facilmente, quindi cercava di lottare pur di uscire da certe situazioni. Penso Ovviamente, che l'abbiamo inquadrato sì. abbastanza Ovviamente quella in Val Brembana è una situazione molto bene. Perché tu mi differente. dicevi che i valligiani sono anche loro di carattere un po' scorbutico e piuttosto Beh, duro. sì, in passato è noto che il carattere dell'uomo di montagna bergamasco non era affatto facile, quindi è comunque un carattere duro, chiuso anche come nella lontananza in cui vive dalla città. Nella città si tende ad essere più aperti, ma perché c'è più comunicazione, più modo di confrontarsi con le persone. In montagna invece si vive più isolati, quindi è molto facile maturare un carattere schivo e chiuso. Sia come sia stato o meno una specie di petrosino antelittera, no? Perché di fatto è così, se vera la storia raccontata Sì. da questo scrittore, questo criminologo, che come sia poi ritorna alla sua terra, nella sua Sì, valle. ritorna appunto nel 1893, Oh. riprendiamo il discorso di prima, si sposa con Carlotta Marini e da lei avrà ben 7 figli. A Camerata Cornello. E qua potete già immaginare la sua visione imprenditoriale. Ritorna, prende in eredità dal padre un grande caseggiato proprio nel centro del paese, vicino proprio nei pressi sotto la chiesa. E in questo caseggiato, pensa bene di aprire una locanda con privativa, dove si vendevano anche salumi, sali e tabacchi. Era l'unico punto dove si poteva comprare e acquistare il sale e i tabacchi in paese. E per di più, questa locanda adibisce un'area a sala da ballo, che sarebbe la prima sala da ballo nel paese, un po' sulla modalità in cui stavano nascendo altre sale da ballo nella vicina San Pellegrino Terme. Quindi, E dove erano normali, dove diciamo. erano normali? Perché San Pellegrino Terme, ai primi del Ricordiamo, no? Novecento, era frequentata da villeggianti che provenivano da tutto il mondo, proprio perché era una rinomata stazione termale. Bellissima, tra l'altro, andare a Bellissima visitare. per tutti questi palazzi in stile Stile libero. Liberty, il Casinò, il Grand Hotel. E fra l'altro, per esempio, c'era appunto a San Pellegrino Terme, questo verrà un po' più negli anni a seguire,
la fatidica Piccioncina, che era una sala da ballo, anche quella, una specie di discoteca di quei tempi. Simone Pianetti, dalla sua visione imprenditoriale, quella che aveva maturato anche negli Stati Uniti, figuratevi negli Stati Uniti a New York quanti locali ci avrà Si visto. ballava sicuramente, immagino, Si non era proprio. ballava, c'era molta libertà, quindi aveva ben pensato di aprire una sala da ballo dove si potesse ballare con la fisarmonica e chi cantava a quel tempo. Questo poté permettere anche a gente che da San Pellegrino si spingeva fino a Camerata Cornello anche per turismo e Quindi per ha ballo. movimentato il paese, Ha allora. movimentato il paese, ha creato anche del lavoro, perché comunque ha dovuto assumere dei camerieri. E fra l'altro, questo caseggiato aveva anche aperto delle camere, quindi era anche un piccolo albergo, un ostello. Questa sala da ballo, però, diede da pensare al parroco locale Don Camillo Filippi, che iniziò subito dal pulpito della chiesa ad additare in malo modo questa sala da ballo, perché comunque era luogo peccaminoso. A quel tempo ballare era peccato. Tu hai anche qualche cosa da leggere, Sì, in spero. effetti, sì, c'è un bellissimo testo che può far capire come era visto il ballo all'epoca e Dei ben come pensanti cattolici, diciamo, giusto? sì, dai ben pensanti cattolici e come era descritto dal pulpito durante le prediche in chiesa. Ovviamente il parroco doveva tenere alta la morale del paese, soprattutto in un paese dove buona parte degli uomini erano emigrati e rimanevano solamente mogli e figlie che facilmente potevano cadere in preda alla follia del ballo e Grazie. frequentare tentazione del ballo e frequentare la locanda di Simone Pianetti. Io vi leggo un tratto di un articolo comparso sull'Alta Valle Brembana, un periodico di chiesa cattolico della Valle Brembana, appunto, pubblicato nel 1912, che si chiamava, il titolo era Il Ballo Misto. Era indirizzata a una ragazza qualunque. Mia cara amica, questi sono i pensieri dei più grand'uomini sul ballo. Qui si riferiva a Sant'Agostino, per esempio, che diceva: le figlie tornano al mattino dalla chiesa cristiane e dalla sera dal ballo pagane. Oppure Sant'Ambrogio dicevano: ballano solamente le figlie di malaffare. O San Basilio, le fanciulle al ballo misto perdono la purità virginale e le donne maritate la fedeltà al loro marito. Solo per citarne alcuni. Ma va di più, a condannare il ballo insorgono i medici stessi. Essi dicono che i balli sono causa di infinite malattie, non ultima la tisi. Di fatto si balla senza aver riguardo all'umidità del luogo, alle correnti di aria, all'altrui sudore, insomma tutto ciò che ci può rubare la salute. Finita la ballata, sei ancora tutta grondante di sudore e tutta a fuoco nell'interno e nell'esterno e corri a cercare aria, a cercare acqua, a cercare liquori. Ed eccoti pronta una bronchite, una tisi che ti abbandonerà quando sarai scesa nella tomba. Cara amica, perfino i protestanti sono insorti a condannare il ballo, perché essi pure hanno capito che è fonte di immoralità, che è scempio di salute, che costa lacrime di sangue a tanti genitori, che insomma non è un divertimento di persone oneste. Cara amica, il ballo si condanna da sé. Esso non è altro che un'assemblea di persone di sesso differente che cercano di piacersi a vicenda e a vicenda di interessarsi il cuore. Onde il ballo lusinga i sensi, riempie l'anima di cattivi pensieri, rammollisce il cuore e introduce l'amore del sesso differente. La donna impiaga il cuore dell'uomo e l'uomo ferisce il cuore della donna con le sue criminose idolatrie. Per cui il ballo è uno spettacolo lacrimevole agli occhi del cielo, di coscienze che si imbrattano, di cuori che si corrompono, di anime che si perdono. Più il ballo si tiene in case disonorate, per andarvi si fugge di notte. Le vesti delle ballerine sono per lo più immodeste. Tutto concorre ad eccitare le più basse passioni, sguardi, discorsi osceni, persone rotte al vizio, suoni che eccitano i nervi, vino che ti inebria, mio Dio, in che orgia infernale ti porti se vai al ballo. Eccomi, carissima amica,
come la penso io sul ballo. Vuoi conservare il tuo onore e la tua purità? L'unica vanto veramente di una donzella? Fuggi il ballo. Ricordati che il mondo stesso, quando vuol crudelmente disonorare una fanciulla, le butta in faccia. Va là che sei una ballerina. Il peggio della peste bubbonica, Questo probabilmente. è un testo veramente che in poche parole descrive il ballo, quanto il ballo era peccaminoso. E cosa succede? Ha effetto questo battage Ha anti-dal. effetto perché il parroco lotterà parecchio affinché Simone Pianetti tornasse sui suoi piedi e chiudesse la sala da ballo. Ma lui non c'è nemmeno. Non ci pensò nemmeno, tant'è che in un periodo di discordia con il parroco, Simone Pianetti cercò anche un dialogo con il parroco, si presentò, questo è riportato dai giornali dell'epoca, si presentò con un cesto di trote, alcuni dicono rane, alcune trote, che era un piatto prelibato del parroco proprio per far pace, e il parroco lo rifiutò. Tant'è che L'ha presa. Ok. chiuse la porta in faccia a Simone Pianetti. Ovviamente insieme al parroco c'erano anche le istituzioni del paese che concorrevano a boicottare la locanda di Simone Pianetti. La locanda è anche la privativa. Per esempio, si sparse in paese la voce che chi frequentava la locanda di Simone Pianetti, ma anche la privativa, era una persona che non poteva essere ammessa in chiesa e sarebbe andata all'inferno. Quindi, ovviamente, la gente di quell'epoca credeva queste cose. Bisognava essere ossequienti al parroco, non mai tradire la parola del parroco e delle istituzioni, e quindi la gente iniziò anche a non frequentare più né la Grazie. locanda né la privativa. Addirittura chi doveva prendere il sale scendeva al paese successivo, che è San Giovanni Bianco, quindi si faceva anche 3 chilometri a piedi pur di non servirsi del sale venduto da Simone Pianetti. Questo portò appunto alla chiusura della locanda di Simone Pianetti. Cioè, è Fallì, lì quell'attività di fatto, no? nessuno più andava, addirittura più volte durante alcune feste che si sono magari prolungate durante la notte, erano intervenuti i carabinieri a sequestrare il locale, a mettere dei sigilli, e questo portò proprio Simone Pianetti a prendere questa decisione, anche perché i costi di gestione della locanda erano notevoli, e anche in quel paese non poteva, aveva capito che non poteva più andare avanti. Tra l'altro mi raccontava mia nonna che lui portava regolarmente in chiesa moglie e figli, li faceva entrare, ovviamente si sentivano la predica del parroco che magari parlava male della locanda, invece lui rimaneva seduto fuori ad aspettare, perché probabilmente non era benvenuto. Fra l'altro si racconta anche di una ragazza che era stata vista, appunto come si leggeva nell'articolo, fuggire di notte per andare a ballare, vista da qualcuno, è stata segnalata e la mattina dopo il parroco, la domenica successiva, non l'ha fatta entrare in chiesa proprio perché era stata segnalata Era come una sanzione gravissima, una ovviamente. sanzione gravissima. Al tempo sì, non essere ammesso in chiesa era anche un po' la vergogna del paese. Fatto sta che nel 1909 Simone Pianetti dovette chiudere la locanda e trasferirsi in un altro paese, a San Giovanni Bianco. Lì vicino, insomma, un altro paese Sì, lì vicino. vicino, sono 3 chilometri di distanza. Fra l'altro si narra, questo riportato anche dai giornali e da alcune testimonianze durante il processo, si narra che Simone Pianetti, per non dar la gioia del paese, si trasferì di notte, quindi caricò tutto su un carro di notte e si trasferì, solamente che la figlia del segretario comunale vide
la scena, proprio perché abitavano vicini, e in segno di festa si mise a suonare delle latte, a chiamare altre persone proprio a festeggiare Che era un modo per esprimere il disprezzo, giusto? In per maniera esprimere il tosta. disprezzo e anche un momento di gioia perché era la festa che Simone Pianetti si meritava perché finalmente se ne andava dal paese. Ecco, c'erano molti screzi fra la famiglia di Simone Pianetti e questi vicini che erano appunto il segretario comunale, la figlia del segretario comunale, tant'è che volavano anche epiteti, parole poco cordiali La questione di una fontana, giusto? fra Anche. questioni di una fontana per varie questioni. Addirittura Simone Pianetti aspirava anche a diventare, a entrare nel consiglio comunale di Camerata Cornello. Si era scritto nelle liste elettorali per diventare sindaco. Caso vuole che in quelle liste elettorali lui non è scomparso, il suo nome è scomparso e non probabilmente hanno boicottato e l'hanno escluso dalla lista proprio perché era. Quindi che idee era questa politica? Lui era di idee liberali, e infatti, proprio in quel periodo, nel 1913 esattamente, quindi quando era già San Giovanni Bianco, si era trasferito a San Giovanni Bianco, lui abbracciava le idee liberali di Bortolo Belotti, che era un deputato. Personaggio famoso della storia. Governo, personaggio famoso, storico, letterario, politico, che diventerà anche poi ministro. Era molto amico di Simone Pianetti, si dice che andassero anche a battute di caccia insieme, ed era al contrario del suo avversario Carugati, che era di stampo cattolico, molto più di orientamento liberale. Infatti, il partito di Bortolo Belotti nelle elezioni dell'ottobre 1913 vinse dopo una battaglia che io ho riportato qualche cenno nel libro, veramente da leggere, perché la Chiesa stessa era intervenuta a Non tutta, non supportare tutta però, no. il Carugati, non tutta perché c'era qualcuno comunque che spalleggiava Bortolo Belotti, ma fu richiamato dal vescovo all'epoca perché non dovevano stare dalla parte del cattolico Carugati. Comunque sia, il Partito Liberale ebbe la meglio in Valle Brembana e infatti Bortolo Belotti vinse il collegio poi di Zogno in Bergamasca. Il rapporto con Bortolo Belotti sarà molto importante. Infatti, Simone Pianetti, sia prima che dopo, quindi prima quando aveva questi problemi, lui li faceva presente anche a Bortolo Belotti e soprattutto poi durante il momento dopo la serie di omicidi e durante la fuga stessa. Strinse proprio un rapporto molto importante e rilevante con Bortolo Belotti, perché si scrissero delle lettere e Bortolo Belotti intervenì anche ad aiutare Simone Pianetti mentre era in fuga, diciamo a spalleggiarlo affinché si costituisse, a invitarlo proprio per Però iniziare a costituire. chiedendogli di presentarsi, no? Di consegnarsi. Di consegnarsi alla giustizia, ai carabinieri. Eravamo arrivati a San Giovanni Bianco, quindi. Lì non vuol dire non si scoraggia, non si dà per perso, Non perché. si dà per perso e quel poco che aveva risparmiato, comunque messo da parte, un po' anche grazie all'eredità della moglie, pensò bene di aprire un mulino elettrico. Mulino elettrico che era il primo mulino elettrico della Valle Brembana, quindi in valle, pensate voi alla visione imprenditoriale, quanto era lungimirante quest'uomo, aveva pensato bene di allacciarsi alle prime centrali idroelettriche che stavano sorgendo lungo il corso dell'Enna in Valtaleggio, alla società Orobie, proprio per usufruire della corrente elettrica per far girare il mulino e quindi produrre, macinare la farina
il mais con l'uso dell'energia elettrica. Quindi il primo mulino elettrico della valle. L'acqua, immagino, no? Erano idrici puri Sì, nella zona. sì, sì. Ecco, ovviamente per questo pagava anche delle tasse abbastanza pesanti, che poi si rivelerà che pagava molte più tasse di quanto doveva pagare. Questo, anche questo Ma perché riportato. questo? Perché lo vessavano? Avevano, a quanto pare, avevano sbagliato a fare il calcolo delle tasse che doveva pagare, quindi non si sa se volutamente o proprio per un errore banale del ragioniere. Infatti il ragioniere era finito poi nella lista ed era uno dei La famosa ricercati in lista quella materia, nera. la famosa lista nera. Tant'è che questo macchingegno nuovo, questo mulino elettrico, iniziò a essere malvisto dalla gente, Preso di mira. sempre per una presa di mira, per una superstizione locale. Al tempo c'era il cosiddetto mal della rosa, la pellagra, era questa malattia che provocava disidratazione, che se non curata portava proprio alla pazzia e alla morte. E la pellagra era molto comune in valle Brembana, ma anche in tutte le valli dell'arco alpino, perché sostanzialmente si mangiava polenta a pranzo, a cena, quasi tutti i giorni, Quindi quindi la questo. carenza di sostanze vitali, giusto, era dovuta a questo. Perfetto, sì, mancava proprio quelle vitamine, e il fatto di mangiare sempre lo stesso, avere sempre la stessa cucina, cucinare appunto la polenta e mangiare polenta, portava appunto a questa malattia. Però questa malattia non era dovuta al macchinegno elettrico di Simone Pianetti, era appunto dovuto a questo tipo di alimentazione. Fatto sta che la sua farina iniziò ad essere additata e chiamata come farina del diavolo. Quella che macinava Simone Pianetti con questo macchinegno elettrico era farina del diavolo, perché appunto faceva ammalare la gente. Questa cosa veramente portò ad un altro fallimento nella vita di Simone Pianetti, proprio perché la gente del paese, della valle, cominciò a boicottare, a non frequentare più Ci la. furono anche alcune morti attribuite proprio alla sua farina, giusto? Sì, si dice che appunto c'era la gente, ma anche gli animali stessi si ammalavano per questa farina, però non era assolutamente vero, perché era proprio appunto il Se problema della. possibile, questo boicottaggio, questo ostracismo è ancora più grave dell'altro, secondo me, perché Questo molto più grave deriva proprio da una mera superstizione, quindi pure da invidia o la da invidia, quella c'è malo dei sempre concorrenti. stata. Molto probabilmente sì, anche il fatto di vedere quest'uomo che aveva trovato una soluzione moderna a come produrre la farina, probabilmente aveva anche la possibilità di poter pagare una tassa per produrla, e anche produrne molta di più rispetto ad altri, probabilmente aveva portato a una certa invidia e malumore tra la gente. Questa superstizione appunto girò in valle finché Pianetti si trovò costretto a chiudere, proprio perché non aveva più soldi per mandarlo avanti, pagare le tasse, il mulino elettrico. E qui siamo arrivati alla primavera del 1914, più o meno. Fatto sta che in quel periodo, proprio nella primavera del 1914, ebbe un altro problema Simone Pianetti, che un figlio ammalato di appendicite fu mal curato dal medico locale, dottor Morali. Il dottore non rilevò
Una cosa. L'appendicite, ma disse che era un banale mal di pancia, quindi poteva stare tranquillo. Invece l'appendicite si volse in peritonite, tant'è che Simone Pianetti dovette sborsare 2 biglietti da 1.000, così riportarono i giornali, per ricoverarlo d'urgenza a Bergamo, e il figlio fu salvato in extremis, il figlio Aristide, aveva Un'operazione 14 anni, d'avanguardia. con un'operazione d'avanguardia molto particolare. Che la figlia stessa di Aristide mi ha raccontato proprio in fase di stesura del libro, quando poi Aristide fu operato negli anni successivi, intorno agli anni 60-70, allo stomaco, quando i medici lo aprirono, trovarono la sacca intestinale, che era quella di un bovino e non quella, la sacca intestinale umana. Quindi era stato all'epoca, nel 1914, proprio un'operazione, un trapianto, utilizzando la sacca di un animale, di un bovino. Presumibilmente. E fortunatamente Aristide si salvò, proseguì la sua vita, anzi morì, se non sbaglio, intorno agli 88 anni, quindi ha avuto la possibilità di sopravvivere a questo male che a quell'epoca era, diciamo, poteva essere non Però curato, poteva Pianetti morire. rimane sempre. Pianetti ovviamente questa se la legò al dito e la fece presente appunto a chi di dovere, al medico stesso. Tutto questo accumulò in Simone Pianetti una serie di disavventure, abbiamo visto questi fallimenti e anche una chiusura in se stesso, perché proprio si sentiva boicottato e additato da tutta la gente dell'epoca. Circondato quasi. Circondato. Ovviamente la gente non poteva essere amica di Simone Pianetti, perché voleva dire mettersi contro le istituzioni, mettersi contro il parroco e giù di lì. Quindi Pianetti si ritrovò proprio da solo con i suoi problemi, con delle tasse esorbitanti da Problemi di pagare, debiti rilevanti, immagino. debiti rilevanti, gente che non gli pagava più neanche la farina che aveva acquistato, per esempio una contadina, l'Anella Milesi, che aveva acquistato un sacco di farina, per mesi è andata avanti con il suo debito finché non vuole proprio pagarla a Simone Pianetti, proprio perché lo accusava che quella farina le aveva provocato la pellagra, questa malattia. E finì anche in tribunale questa cosa. Infatti Simone Pianetti citò in tribunale l'Anella Milesi. E gli diedero ragione, giusto? Gli diedero ragione. Gli diedero ragione, sì, perché Pianetti alla fine doveva riscuotere quel debito, ma l'Anella Milesi non ne voleva proprio, se, non voleva sentirne di pagarlo. Fra l'altro, l'ultima fase di questa diatriba, presso il giudice conciliatore, doveva venire proprio il 14 di luglio del 1914, il giorno dopo la strage di Simone Pianetti. Quindi non portò a termine tutte le angherie che aveva subito, quindi non fu più interessato a risolvere neanche questo caso con l'Anella Milesi, perché il 13 luglio, quella mattina, non si sa Furono che. avvisaglie di questa sua Ci azione. sono, sì, ci furono delle avvisaglie, perché per esempio la sera precedente, la sera del 12 luglio, portò la moglie con una calma, difficile da pensare, la portò a passeggio in paese, cosa che non faceva da mesi. Infatti, ultimamente la moglie diceva che Pianetti era molto adirato, molto nervoso, molto. Fra l'altro, ci sono stati dei periodi in cui beveva e lo si era visto ubriaco.
proprio cercava di dimenticare questo suo passato e questo suo presente, perché alla fine la storia non proseguiva. Non sapeva neanche più probabilmente come affrontare le cose, se cambiare nuovamente paese, dove poteva andare con una famiglia di 7 persone. L'unico che tirava avanti la famiglia era il figlio maggiore che lavorava a Milano, ogni tanto riusciva a dare dei soldi alla famiglia e provvedere alle spese. Questo portò in Pianetti veramente un senso di intolleranza, di vendetta verso chi aveva provocato tutte questi soprusi nei suoi confronti. Quella mattina, arriviamo a quella mattina del 13 luglio. Ecco. Si alzò molto presto la mattina. Si dice che prese il fucile come se dovesse andare a caccia Un normalmente. fucile particolare, vero? Una Un tre fucile canne. particolare a 3 canne, sì, probabilmente si dice che il fucile che gli aveva regalato il re Vittorio Emanuele, e aveva una placca d'oro, e questo fucile poi ovviamente scomparve con lui. Aveva molti altri fucili, si disse comunque si armò anche di una rivoltella, ovviamente un cinturone pieno di munizioni. E c'è una scena molto molto commovente, che quella mattina intorno alle 5 prese la bimba più piccola, la figlia più piccola di 3 anni, Carolina, la baciò ripetutamente, la prese in braccio, la baciò ripetutamente, poi si avviò, chiuse la porta e si avviò Moglie se per il l'aspettava? viale della stazione. La moglie ha notato questo atteggiamento del marito, vedendo però che anche la sera precedente era molto calmo, che ha preso la bambina, l'ha baciata, e nonostante si fosse armato, però pensava che andasse a una battuta di caccia, come era solito Lui andava fare. continuamente a caccia, ovviamente, quindi Quindi era un po' tempo. non avrebbe mai pensato che fosse successo questo. Fra l'altro, lo capì il giorno dopo, quando nella tasca del suo cappotto o un giubbino, provò la lista con 20-40 Quante nomi. persone c'erano in quella lista? Si parla di 20 o 40, i giornali parlano di quello. La lista fu poi sequestrata dai carabinieri, infatti se ne parla tra i documenti della prefettura, L'abbiamo o è però scomparso? non l'abbiamo. Si ricorda, la moglie si era ricordata di alcuni nomi che erano presenti nella lista. Però non la lista vera e propria, quel foglietto di carta è andato perso. In quella lista, appunto, c'erano non solo le 7 vittime di cui parleremo adesso, ma c'erano anche altre persone. Uno, per esempio, era il notaio Arizzi. Il notaio Arizzi, quella mattina, era il 13 luglio, cadeva di lunedì mattina, era solito andare a Bergamo, recarsi a Bergamo per le sue faccende. E Simone Pianetti sapeva di questo spostamento Però che e prendeva il telefono. sapeva che ora il notaio Arizzi avrebbe preso il treno. Fra l'altro, un aneddoto a parte, una curiosità a parte, il notaio Arizzi era il nonno del giudice Galli, che fu assassinato poi negli anni 80 alla Cattolica di Milano, se non sbaglio, all'università. Il notaio Arizzi quella mattina però non era sul treno. Voi immaginatevi questa scena, per sua fortuna, immaginatevi questa scena di Simone Pianetti che fa passare tutte le carrozze del treno, una scena un po' far west, fa passare tutte le carrozze del treno alla ricerca del notaio Arizzi, armato di fucile, probabilmente lo nascondeva sotto il cappotto, e poi tornò indietro. E si diede ad un'altra strada. Andò a Roncaglia, dove pensava di trovare il ragioniere che probabilmente aveva sbagliato a calcolare le tasse del suo mulino elettrico, ma anche qui, fortunato il ragioniere, non era presente in casa. La moglie vide Simone Pianetti arrivare, ma non li aprì, quindi non fece finta che a casa non ci fosse nessuno. Tornò verso San Giovanni Bianco.
risalì una mulattiera che porta al Colle del Sentino, sopra San Giovanni Bianco, dove sapeva che il dottor Morali, verso le 8 di mattina, frequentava solitamente il suo capanno di caccia. Aveva un roccolo dove teneva degli uccelli nelle gabbie e lì andava a caccia. Anche il medico era appassionato di caccia e si recava lì. Il Pianetti sapeva, l'ha visto che era in questo roccolo intorno alle 8 di mattina, si appostò dietro un cespuglio presso un ponticello nella valletta c'è un sentiero che porta da Sentino al Borgo di Oneta, Borgo di Oneta è quello dove c'è la famosa casa di Arlecchino, si appostò dietro questo cespuglio, fra l'altro passarono anche due donne che lo videro. E gli fecero una battuta, Pianetti, ma signor Pianetti, cosa fa? Non vorrà mica ammazzarci. E Pianetti rispose: no, state tranquille che io uccido solo roba che si mangia. Dopodiché sentirono anche queste due donne, e questo ne verrà fuori poi dalle testimonianze del processo, sentirono, udirono due colpi di pistola, erano appunto due colpi di fucile, erano appunto i colpi di fucile che colpirono al cuore il medico dottor Morali, Domenico Morali. E questa è la prima. È Fulminato oppure stato fulminato, lo sentirono urlare, ci sono delle testimonianze che sentirono un urlo, però la gente non fece più di caso perché pensarono appunto che fosse qualcuno che era a caccia e magari esultava per il cioè, era botteghino. caricato a pallettoni, come era caricato? Era caricato a pallettoni, sì. Quindi particolarmente violento Sì. il colpo. Infatti, sì, ovviamente dopo c'è anche nel libro riportato una parte delle autopsie, ovviamente non le ho riportate tutte perché sono abbastanza macabre da leggere, però i corpi delle sette vittime verranno ritrovati martoriati. Perché poi gli ha sparato da distanza ravvicinata, giusto? La distanza era ravvicinata. Fra l'altro, dai rilievi che sono stati poi fatti dal tribunale, quando salirono poi i giudici per appunto indagare sul caso, avevano notato che Simone Pianetti aveva anche spostato il cadavere, l'aveva trascinato in un certo punto, Perché? probabilmente o per nasconderlo, o per non si sa il perché. Fatto sta che in quel punto, dove fu ucciso il medico dottor Morali, in quel punto oggi c'è una lapide che ricorda l'omicidio. La si può vedere ancora, è stata restaurata di recente. Simone Pianetti, dopo questo primo omicidio, si recò a Cornello dei Tasso. Da Oneta c'è un bel sentiero attraverso il bosco che in una circa 20 minuti, mezz'oretta a piedi ti porta a Cornello dei Tasso. Sbuca proprio sotto la casa del sindaco Cristoforo Manzoni, Con cui ce l'aveva. con cui ce l'aveva. Ovviamente il sindaco di Camerata Cornello era una delle persone che aveva contribuito alla chiusura della locanda quando era abitante a Camerata Cornello. Il sindaco non era a casa, si dice che fosse impegnato ad assistere una mucca che stava partorendo nella sua stalla, e questo lo salvò dai colpi di Simone Pianetti. Proseguì la strada, quindi passò sotto i famosi portici di Cornello del Tasso, proseguì, prese la mulattiera per Camerata Cornello. La mulattiera esce proprio sotto il vecchio municipio. Ora ci sono degli appartamenti, ma quello era il vecchio municipio, la vecchia scuola di Camerata Cornello, un edificio molto, molto grande, che in quel tempo proprio era il luogo istituzionale del paese. In questo edificio c'era lo studio del segretario comunale Abramo Giudici, un uomo dalla folta barba e che era fra l'altro anche maestro comunale. Abramo Giudici era già vedovo e qui in questo caseggiato, oltre all'ufficio comunale, c'era anche la scuola,
Ovviamente ci sarà stata una o due classi, e più l'appartamento al piano proprio al sottotetto c'era l'appartamento dove vivevano il segretario comunale e la figlia Valeria Giudici. Era rimasto praticamente solo a vivere con la figlia. Il Pianetti entrò silenziosamente nell'edificio comunale, salì al primo piano, vide che il segretario comunale era affaccendato alla scrivania a riportare le note sul suo registro, e lo guardò, lo fissò. Il segretario non fece in tempo a replicare e si vide i due colpi di fucile che lo colpirono alla carotide, e infatti stramazzò sulla scrivania proprio sul Morto sul colpo. registro, morto sul colpo, fra l'altro sul registro che stava compilando. Registro che ancora oggi si può vedere presso l'ufficio comunale, è stato conservato e ci sono delle macchie di sangue proprio di quell'omicidio. La figlia, che stava al piano superiore intenta alle faccende di casa, scese di colpo perché ovviamente aveva sentito gli spari, scese di colpo, si ritrovò nelle scale con Simone Pianetti. Simone Pianetti la rincorse per le scale salendo, sparò un primo colpo che si conficcò in uno scalino della scala, il secondo colpo colpì alla testa, fra l'altro la colpì in modo molto duro, che la sfigurò, tanto da sfigurarla, e anche la figlia, che aveva 27 anni, stramazzò al suolo sulle scale. Fra l'altro, quel colpo di fucile che aveva mancato è stato fino agli anni 60-70, era ancora visibile nello scalino dell'edificio comunale, tant'è che fin quando i ragazzi andavano a scuola ricordavano sempre che quello era il colpo del Simone Pianetti, proprio era rimasto il buco nello scalino. Poi quando è stato ristrutturato l'edificio, l'hanno coperto. Queste sono le due vittime che avvenirono intorno alle 10 di mattina. Ecco, considerate che il medico, Ma dottor nel Morales, frattempo era sparsa la alle 8 e voce di mezza. qualcuno che Nel sparava? frattempo, no, no. Spiegherò dopo quando si è sparsa la voce, perché Simone Pianetti, dopo aver ucciso intorno alle 10 e un quarto il segretario comunale, si recò presso il giudice conciliatore Ghilardi, che abitava proprio lungo la mulattiera che saliva alla canonica, alla chiesa parrocchiale di Camerata Cornello. Si affacciò alla casa, il giudice conciliatore era seduto al tavolo, gli sparò un colpo alla testa. Era presente anche la moglie e una nipote che scapparono a gambe levate proprio quando videro il Pianetti sulla porta di casa. Non fecero in tempo a soccorrere il marito, che Simone Pianetti era già sul cammino verso la parrocchiale. Si fermò lungo la strada, lungo il sentiero, salendo verso la chiesa, alla casa del parroco. Suonò il campanello, rispose la sorella del parroco, e Simone Pianetti, diciamo in modo molto, molto furbo, chiese: è in casa il signor parroco, che vorrei chiedergli un certificato. E la sorella gli rispose: no, lo trova sul piazzale della chiesa dove stanno facendo dei lavori, ed era intento a seguire i lavori. Ovviamente la sorella diede in pasto al lupo proprio il fratello, il parroco Don Camillo Filippi. Quando Simone Pianetti giunse sulla piazza della chiesa, vide il parroco con il messo comunale, Giuseppe Giupponi, intento proprio a vedere i lavori che stavano portando avanti dei muratori sul sagrato. Si avvicinò al parroco e il parroco gli disse: oh, signor Pianetti, cosa fa da queste parti? Che miracolo vederla. E il Pianetti si tolse il cappello,
in segno di riverenza, disse: La riverisco, signor parroco, lo sa lei cosa mi ha fatto? E gli sparò diretto al cuore. Il parroco cadde, Giuseppe Giupponi, il messo comunale, se la diede a gambe, corse per la piazza, però due pallettoni lo raggiunsero alla schiena e infatti anche lui morì sulla piazza della chiesa. C'era una terza persona, un certo Gusmaroli, che era presente sulla piazza della chiesa, poco lontano, vide tutta la scena, infatti sarà il testimone di questa scena raccapricciante, e pensò bene di svenire. Infatti fu lui poi a raccontare tutto quello che era successo. È qui che la gente iniziò a dare l'allarme di quanto era successo a Camerata Cornello. Infatti, prima di tutto, avvisarono la gente, si sparse la voce che era stato ucciso il parroco in piazza, quindi tutta la gente si riversò nella piazza. Dopodiché pensarono bene di scendere, qualcuno pensò bene di iniziare a suonare le campane a morto, proprio suonare le campane a morto al tempo voleva anche dire venite a vedere cosa è successo, perché era anche fuori un orario fuori dal comune. La persona che suona le campane si recò poi all'ufficio comunale perché lì c'era l'unico telefono dove si poteva avvisare la centrale dei carabinieri. Quando poi arrivò, vide che anche il segretario comunale e la figlia Valeria Giudici erano stati ammazzati, ovviamente lì si sparse la voce in tutto il paese. L'ultimo omicidio che fu scoperto era quello del dottor Domenico Morali, perché appunto era nel bosco e nessuno era Certo, per lui. passato. Ma nel Quindi, frattempo cosa fa dopo aver compiuto la strage sul sagrato? dopo aver compiuto la strage sul sagrato, proseguì nel bosco diretto verso la Bianca. A un certo punto si fermò presso una casa e chiese ad una signora, certa Teresa Bottani, un uovo e della polenta da mangiare, un panino, qualcosa, del latte da bere. E senza accennare niente, però questa signora vide che il Pianetti era molto agitato, era costernato e stava andando proprio in gran velocità verso un altro luogo. Tant'è che proprio aveva fretta, si scolò il latte, si mangiò l'uovo e fuggì via subito. Alla Bianca cercò l'oste Pietro Bottani, che non trovò, probabilmente aveva qualche conto in sospeso, questo non ci è dato sapere il perché, e proseguì verso Cantalto. Cantalto c'era la contadina Nella Milesi, Quella che non che voleva pagare la non farina. voleva pagare la farina e che additava il Pianetti di avergli provocato il male della pellagra. La trovò in casa. Fra l'altro era col nipotino. Si dice che il Pianetti prese in braccio il nipote, lo mise in un angolo, il nipote era piccolo, e la Nella Milesi, che era seduta al tavolo, gli sparò sul colpo. Fra l'altro morì molto tardi la sera lei. Dopodiché il Pianetti iniziò la sua fuga verso E comincia l'Emilia. il terzo capitolo, quello più. Inizia quasi il terzo capitolo. Questa fuga la chiamiamo romanzesca perché veramente anche qui c'è di tutto e di più da raccontare. Dove va? Dove sale? Ovviamente sale sulle montagne che conosce, che solo lui o pochi altri conoscono bene perché è abituato fin da piccolo alle battute di caccia, e sono le montagne del Cancervo e del Venturosa. Lui prosegue verso la Valle Taleggio, ovviamente che è il punto d'ascesa poi verso i Monti del Cancervo. Qui, fra l'altro, trova la fortuna di trovare alcuni carbonai in una baita che gli danno da mangiare della polenta e del formaggio. Il Pianetti chiama Non sapevano che che cos'era non capitato. sapevano nulla, chiama da parte
chiama da parte uno di questi che era fra l'altro suo lontano parente con cui aveva un buon rapporto, lo chiama da parte e gli dice se non sai cosa hai combinato, lo verrai sapere fra poco. E il parente gli dice ma cosa hai combinato? E ho ucciso un po' di persone, fra cui il segretario comunale, il dottore. E in battuta il parente gli dice: Vabbè, ma stai tranquillo che hanno talmente la barba lunga che li avrà riparati dai colpi di fucile. Verrà poi a sapere invece il giorno dopo Pensavo che passasse. cosa era veramente successo. Lui, infatti, Pianetti, prima di andarsene, prima di congedarsi da lui, gli aveva raccomandato la famiglia, la moglie e i figli, affinché fossero in buone mani e al riparo da tutto quello che avverrà poi. Nella sua fuga ci sono molti aneddoti da raccontare, ne racconterò solo qualcuno. Nella sua fuga verso le Quanto montagne, dura questa fuga? Cioè, cosa succede? beh, dura sicuramente fino alla fine di luglio, perché come vedremo poi, ci sarà un incontro con il figlio Nino, il figlio maggiore, Quello che lavorava. sulle montagne del Pegherolo, che sono più in alta Valle Brembana, il 29 di luglio. Quindi fino al 29 di luglio è certo che Simone Pianetti era sulle montagne dell'Alta Valle Brembana, fra Cancervo Venturosa e Pegherolo, zona di Casan Marco, quella. Durante questa fuga, uno degli aneddoti più interessanti e appassionanti è quello del colpo di fucile che levò il berretto ad un soldato. Fu lo stesso soldato a raccontarlo ai giornali, il suo nome era Francesco d'Este. Quando un gruppo di carabinieri, appunto, avvistarono il Pianetti in cima ad una montagna, più o meno ad 1 chilometro di distanza, si pensa, in linea d'aria, iniziarono a sparargli. Il Pianetti rispose da dietro un masso, rispose al colpo di pistola, ai colpi di fucile dei soldati, dei carabinieri, e un colpo di fucile, pensate voi, a distanza di quasi 1 chilometro, levò il berretto al carabiniere, tant'è che sui giornali del giorno successivo iniziarono a parlare del Simone Pianetti come il Guglielmo Tell della Val Brembana, proprio che la mira infallibile di quest'uomo era riuscita proprio a non fare un'ulteriore vittima, ma solamente a levare il cappello. Cioè, pensavano che avesse mancato volutamente. Sì, infatti, questa testimonianza, fra l'altro, non è riportata solo dai giornali, ma è stata riportata anche dal nipote di uno dei carabinieri che erano insieme a Francesco d'Este. Il Pianetti riuscì comunque a proseguire la sua fuga. Si dice che in alta montagna, dove c'erano, ovviamente era il mese di luglio, c'erano tanti mandriani con il loro gregge al pascolo, i mandriani preparavano le loro tavole di cibo, di polenta, di formaggio e bicchieri di vino, poi si allontanavano dalle loro baite, si nascondevano dietro i massi e vedevano se Simone Pianetti si avvicinava ed entrava a mangiare. E questo era già uno dei primi sentori di favoreggiamento che Confermati, diciamo. verranno poi confermati e anche Ho osteggiati, la diciamo, condanna due. condannati dalle autorità. Caso vuole, e anche questo riportato dai giornali, che se non era Pianetti ad avvicinarsi, ad entrare nelle baite, a cibarsi di polenta e formaggio, erano invece i carabinieri o i soldati, i mandriani uscivano dal loro nascondiglio ed esigevano il pagamento di 4 lire per la buona colazione che avevano preparato. Quindi per il Pianetti era gratuito, per i soldati carabinieri invece era a pagamento, dovevano versare 4 lire dell'epoca per poter Come mai cibarsi. questa simpatia?
E vuoi che i Mandriani fossero dalla parte di Pianetti, perché comunque conoscevano il personaggio, conoscevano la storia. Vi dico solo che comunque nel giro di pochi giorni, complici anche i giornali che avevano propagandato un po' questa vicenda e anche tutte le malevolenze che aveva subito in passato il Pianetti, avessero comunque molta gente passasse dalla sua parte. E anche perché si immedesimava se stessa, quindi stanche di subire tanti soprusi, di pagare tasse, può darsi che si sentivano anche loro come dei pianetti. Vuoi anche che i Mandriani invece lo facessero perché temevano i pianetti, quindi avevano paura che allungasse il fucile e sparasse anche a loro. Che allungato la vista. Quindi sì, fra l'altro ci furono dei Mandriani, tipo quelli alla baita della Techa, che lo tennero nascosto. Io stesso con mio padre, alcuni anni fa, eravamo saliti a questa Techa che ormai è una vecchia stalla diroccata che si trova sotto una balma, in un punto molto impervio sotto la montagna del Venturosa, e lì accanto ci sono anche due grotte. Siamo entrati anche in queste grotte. In queste grotte i carabinieri, i soldati avevano trovato una mantella, delle munizioni, una scodella che appunto i Mandriani avevano regalato a Pianetti appunto durante il suo nascondiglio, e lì rimase per circa 15 giorni. Il contingente che lo ricerca era piuttosto grosso. Allora, sì, si partì dai primi 50 carabinieri che andarono subito alla ricerca sulle tracce del Pianetti il giorno 14, il giorno successivo alla strage. Si arrivò a un contingente di ben 300 soldati nel giro di pochi giorni. Furono chiamati soldati da varie parti, del nord Italia. Questo Però fu anche. nessuno pratico esperto. Bravo. Questo fu anche una cosa negativa per le ricerche, perché questi soldati che venivano dalla pianura, dall'Emilia Romagna, da Cremona, dal Veneto, da zone di pianura, non erano abituati ad una montagna così impervia. Infatti narrano le cronache che tanti soldati tornavano, dovevano tornare al paese, a San Giovanni Bianco e a Camerata, tornavano ed erano con i vestiti stracciati, pieni di ferite, proprio perché la montagna è talmente pericolosa e impervia che solo il Pianetti sapeva addestrarsi fra quelle rocce. È una montagna piena di torri di roccia, di rupi, di burroni, di labirinti di roccia anche, cioè ti dico Foyer si chiama, che è una zona proprio dove ci sono tantissimi massi di roccia che chi entra è un vero e proprio labirinto, ci si può perdere facilmente. Pianetti rimase appunto per circa 2 settimane su queste montagne, tra Si apre cui c'era. una polemica, no? Si aprono due tipi di polemiche in realtà. Una nella stampa tra i, diciamo, quelli che parteggiavano, no? Sì. Gli anticlericali che parteggiavano un po' per Sì, lui, per invece. esempio il Secolo, che era un giornale anticlericale, parteggiava per Pianetti. Infatti, i titoli che riportavano certi giornali erano un uomo rovinato economicamente, titoli comunque che erano a favore della storia di Simone Pianetti. Altri titoli, invece, quelli più cattolici, tipo l'Eco di Bergamo, avevano intitolato Che era una Una base. belva umana, l'assassino ovviamente era E poi c'è ovviamente la polemica, l'altra polemica sull'andamento infruttuoso delle ricerche, no? Che si rimpallano le amministrazioni locali con le forze di polizia dei corpi nazionali, giusto?
Sì, in effetti, dopo settimane di ricerche, iniziano anche a esserci le prime discordie fra istituzioni e corpo di polizia e dell'esercito, proprio perché, le istituzioni iniziarono a condannare un po' questo modo, poco, poco organizzato, sulle montagne di ricercare Simone Pianetti. Infatti, parlavano di soldati che a un certo punto percorrevano i sentieri, poi si sedevano e si divertivano a sparare le galline del contadino, piuttosto che marescialli che rimanevano in hotel a Piazza Brembana insieme a delle villeggianti. E qua ci sono proprio anche delle testimonianze. C'è una lettera molto bella di un villeggiante di Milano, di Lodi, che racconta che era presente a un festino di marescialli con ragazze e donne che venivano da Brescia, che inneggiavano al Pianetti e dicevano: viva il Pianetti, sempre più in alto. Addirittura c'è il caso di una cartolina, racconta questo che è veramente Sì, curioso. ecco, una cosa molto curiosa che in questo mese di luglio, iniziò anche, ovviamente, la vicenda ebbe eco nazionale. Tutti i giornali in Italia, ma anche all'estero, perché io ho pubblicato alcuni trafiletti di giornali americani, francesi, austriaci che parlavano di Simone Pianetti. Ma soprattutto in Italia questa vicenda ha avuto un eco talmente gigante che era un po' la notizia che si andava a cercare la mattina, tutti i giorni, per 15-20 giorni era sulle prime pagine di tanti giornali in Italia. E la gente ovviamente iniziò ad essere curiosa di quanto stava succedendo. Soprattutto in Lombardia c'erano gente che da Cremona, da Milano, salivano in bicicletta, poi col treno, in Valle Brembana per vedere i luoghi di Simone Pianetti. Volevano vedere dove erano stati commessi gli omicidi, volevano incontrare addirittura i parenti e incontrare le persone. C'era addirittura gente che si inerpicava sulle montagne del Cancervo a dorso di muli, ma anche a piedi, proprio perché volevano arrivare a scovare l'assassino, a vederlo da lontano almeno. Era diventato un po' come una cosa curiosa. Un'altra cosa molto curiosa è che a 3 giorni di distanza, quindi se i fatti erano successi il 13 di luglio, il 17 di luglio un fotografo di San Pellegrino Terme aveva preso una fotografia di Simone Pianetti, ne aveva stampato, ne aveva creato una cartolina con la foto di Simone Pianetti e una scritta molto, diciamo, molto curiosa in questa valle vicino a San Pellegrino Terme, famoso stazione termale della Valle Brembana, si sono commessi gli omicidi di Simone Pianetti, che uccise 7 vittime per vendetta. Già si parlava di vendetta. E la cosa curiosa è che finisce questa cartolina dicendo: nulla più si seppe della sua fine. Quindi, a 3 giorni di distanza, nonostante tutti i giornali, Avevano capito tutto. i mandriani che lo avvistavano di qua e di là fino alla fine di luglio, lui aveva già capito che non lo si sarebbe mai preso. Poi la polizia e i carabinieri e comunque le forze militari coinvolte finirono per dare la colpa alle popolazioni locali e alle amministrazioni di non aver collaborato. Le amministrazioni locali e le popolazioni diedero la colpa invece alle forze di polizia nazionali di non aver fatto le cose per bene come erano organizzate, e il risultato fu un nulla di fatto clamoroso. Nulla di fatto clamoroso, tant'è che
fra tutte queste diatribe, Simone Pianetti riuscì comunque a passare altre valli, a portarsi molto più in alto in Valle Brembana fino a raggiungere il Monte Pegherolo. Qui, fra l'altro, riuscì a restare nascosto per altri 15, un'altra decina di giorni in una baita, dei fratelli Manzoni, che erano due mandriani che furono poi condannati dal tribunale di Origine. Bergamo per favoreggiamento. Vi fu poi anche un processo, furono condannati a un anno di carcere proprio per aver aiutato Simone Pianetti, avergli procurato del cibo, averlo nascosto presso la loro baita. Infatti, quando arriveranno poi i carabinieri, i soldati presso questa baita sul Monte Pegherolo, fra l'altro troveranno nella baita un pacco di giornali che parlavano appunto della fuga di Simone Pianetti. Quindi Simone Pianetti stava anche leggendo le cronache che parlavano di se stesso. Quindi questo era il favoreggiamento, proprio i mandriani come erano venuti in aiuto a Simone Pianetti. Fu grazie comunque a questi due mandriani, fratelli Manzoni, che tramite un metodo di segnaletica, insomma, si nascondevano dei biglietti. Simone Pianetti scriveva dei biglietti, li nascondevano nella suola delle scarpe, e poi li portavano alla famiglia o a Bortolo Belotti. Fu tramite questi due mandriani che Bortolo Belotti e la famiglia riuscirono a mantenere i contatti con Simone Pianetti ed arrivare All'incontro. all'incontro del figlio Nino con il padre sulla montagna. Fra l'altro, un incontro molto commovente che è avvenuto il 29 di luglio, ne parlarono poi tutti i giornali. Fu grazie a Bortolo Belotti che diede un lasciapassare al figlio Nino. Grazie a questo lasciapassare, non fu seguito, riuscì a incontrare il padre. Il padre da questo incontro poté ricevere, oltre alla solidarietà del figlio, anche del tabacco, del whisky, una camicia nuova. Ovviamente, figuratevi in che stata poteva essere dopo un mese che vagava per le montagne tra Certo. d'estate, sotto le intemperie. E questo incontro, ovviamente, ne parla il figlio già ai giornali dell'epoca, quindi nel 1914, ma ripercorrerà anche questa vicenda, questo incontro, in un giornale, il Giornale del Popolo, se non sbaglio, nel 1955, e veramente fu un incontro che fu commovente. Il figlio lo invitò a costituirsi, proprio riportando le parole, la richiesta della moglie, ma anche di Bortolo Belotti, ma Pianetti si rifiutò e disse: "No, la mia strada è questa, Preferisco preferisco morire piuttosto che consegnarmi." E di lì il figlio lo lasciò, il padre non lo seguì e non si morire. Da seppe più. allora non se ne è saputo più nulla, No. giusto? Poi parleremo alla fine delle teorie su cosa possa essere di successo. Però adesso vorrei proprio sottolineare che tu ci parlassi di un altro aspetto tra i molti veramente eccezionali di questa vicenda, e cioè l'aspetto processuale penalistico, no? Perché cosa è successo? Cosa è successo? Fu processato in contumacia. Sì, ovviamente dopo questa scomparsa, ovviamente fu condannato in contumacia come latitante. Il processo era da fare, infatti il tribunale si spostò in Valle Brembana proprio per indagare e raccogliere tutte le testimonianze, perché convocati i testimoni nessuno si presentò al tribunale di Bergamo, ovviamente non lasciavano la valle per andare in città, e da qui poi il processo fu sentenziato tra il 24 e il 25 di maggio del 1915, data in cui l'Italia finì di essere neutrale, entrò in guerra. Ecco, Simone Pianetti
ovviamente non presentandosi al processo, figurò come latitante, fu condannato ugualmente all'ergastolo. Il Però processo, tuttavia, per un'istruttoria che si dice, si chiama, io adesso non sono molto afferrato nel... per un cavillo, via, per un cavillo procedurale. Cavillo procedurale che si chiama di purgazione, se dovesse, avesse, se, se il Pianetti dovesse tornare Ma non e più, perché quanti anni ormai avrebbe? non tornerà più adesso Ma ne mica, avrebbe più di fosse tornato 160, magari negli anni 70, sì, per esempio. però fosse tornato avrebbe potuto richiedere, proprio per questa istruttoria, avrebbe potuto richiedere la riapertura del processo e quindi poter dare la sua testimonianza e riprendere quindi il processo. Non essendo però tornato, il Pianetti è stato giudicato, è stato comunque condannato all'ergastolo, ma il processo non è mai stato chiuso. E non è stato neanche chiuso per presunta morte, perché nessuno della famiglia si è poi presentato, i figli sono morti tutti intorno agli anni 80, del secolo scorso, e nessuno si è mai presentato per chiudere il processo, il tribunale stesso non lo ha mai chiuso, quindi il processo risulta ancora aperto. Fra l'altro, le copie degli atti processuali sono andate perse e quindi nessuno più si è preso la sbriga di chiudere il processo Ma Pianetti. Tanto c'è anche il rischio che sia maturata la prescrizione, giusto? O qualcosa del genere. dovrebbe essere così, sì. Quindi. Perché ai tempi era un delitto soggetto a prescrizione. Quindi a questo punto, se lui ricomparisse, fosse ricomparso negli anni 50, mettiamo, ci sarebbe stato il paradosso che non era più processabile perché si era consumata la prescrizione. Sì, Per assoluto. per assurdo, sì. Comunque Pianetti non si presentò più. Cosa si dice che gli sia successo? Le teorie sono diverse. Allora, ovviamente la famiglia ha portato avanti sempre la teoria del suicidio. Si dice che quel giorno stesso in cui Pianetti si lasciò col figlio, proseguì oltre, si vide braccato da alcuni soldati che avevano seguito di nascosto il figlio e quindi l'avevano quasi, quasi visto e si gettò col fucile in un crepaccio. Quindi non so se si sparò o si gettò in un crepaccio. Quella zona è molto impervia, è piena di crepacci, quindi trovare un cadavere a distanza di tanti anni è Impossibile. impossibile. L'altra teoria, invece, è quella che è più accreditata dai più, è che sia riuscito a fuggire. Quindi, nascosto su un carro di legna, si è sceso in valle e qui, grazie all'aiuto di una persona influente, e no, ovviamente non si possono. Si possono Non si può fare niente. ipotizzare dei nomi perché comunque aveva delle amicizie in ambito politico, Simone Pianetti, e chissà che qualcuno abbia preso a cuore la sua vicenda e l'abbia poi aiutato. Si dice che sia sceso, sia stato portato a Redona, di lì si è stato fatto, creato un Redone è documento. un paesino Sì, vicino a Bergamo. ai limiti Adesso è un di quartiere, però allora probabilmente. Bergamo. E lì gli sia stato dato un passaporto, un documento falso per poi poter proseguire la sua fuga imbarcandosi a Genova e andando nelle Americhe. Ci sono testimonianze, più di tutte, una in particolare, quella di una donna che era una sua compagna di classe, San Giovanni Bianco, che l'avrebbe rincontrato in Venezuela, Ciudad Bolivar, una testimonianza che è stata poi raccolta negli anni 50. Attendibile.
è raccontata da una signora che conosceva Conosceva. benissimo il Pianetti, era anche egli dello stesso partito politico liberale, quindi seguiva le stesse idee del Pianetti, ed era a scuola con Simone Pianetti ai tempi di infanzia, quindi lo conosceva benissimo. Pare che dal suo racconto che sia stato proprio il Pianetti, sapendo che questa donna abitava a Ciudad Bolívar, si sia proprio presentato a casa sua. E la conosceva. Altre testimonianze invece che il Pianetti sia poi invece rientrato negli anni 40 in Italia. Ci sono delle testimonianze, addirittura c'è un'anziana signora che raccontava di averlo incontrato a Cespedosio, quindi sotto le montagne, in un sentiero sotto le montagne del Cancervo del Venturosa, appunto negli anni 40. Potrebbe esserci qualcosa, perché nella seconda edizione del mio libro, quando poi sono riuscito a reperire, grazie all'eco che si era creato con la prima edizione, sono saltati fuori molti altri documenti. Tra questi documenti c'è in particolare un documento emesso dalla Questura di Bergamo, che allerta tutte le dogane, le questure della zona del nord Italia e dei valichi alpini, che un certo individuo, che si presume sia Simone Pianetti, possa far rientro in Italia a quell'epoca, e quell'epoca, quel documento riporta la data del ottobre 1943. Non ricordo il giorno esatto, però era del 1943. Quindi figuratevi questa allerta, quindi questa presunta ricomparsa di Simone Pianetti. Quindi si parlava ancora di Simone Pianetti negli anni 40. Ovviamente Simone Pianetti, diciamo, se facciamo un passo indietro, possiamo dire che è stato aiutato, favoreggiato anche non solo da Mandriani, ma anche dallo scoppio della guerra mondiale. Quindi se lui è riuscito a fuggire nell'estate Certo. del 1914, è anche grazie al fatto che il governo italiano ha deciso tutto in un giorno di ritirare 300 soldati perché se dovevano essere mandati sul fronte, anche se l'Italia era neutrale, però doveva essere Dovrebbe tenersi salvaguardata. conto, certo, ovviamente era Certo. neutrale, ma Quindi questo è lo scoppio della prima guerra mondiale nell'agosto del 1914, oltre ad aver fatto ritirare tutto il contingente di soldati, ha favorito anche la fuga di Simone Pianetti. Rientrato probabilmente negli anni 40, della sua fine non si sa nulla. Alcuni dicono, fra cui anche alcuni miei familiari, di averlo rivisto in una casa di Milano presso il figlio Nino, dove è morto poi di anzianità intorno ai 90 anni nel 1952. Questa è una delle testimonianze riportate che si riportano in famiglia, quelli che non sostengono la teoria del suicidio, invece quelli che sostengono la teoria del rientro. la tua opinione? La mia opinione può anche essere che sia rientrato, perché comunque conoscendo il carattere di un uomo così forte, perspicace, e aveva la volontà di non mollare e di poter, secondo me, riabbracciare la sua famiglia e i suoi figli, perché nelle lettere che ha scritto dalla montagna a Bortolo Belotti, alla moglie, c'era quel po' di pentimento per quello che aveva fatto, perché sapeva di aver comunque causato un grosso danno alla famiglia. Infatti la famiglia dovette lasciare la Valle Brembana perché non poteva più vivere in questa valle e trasferirsi nel Milanese. Si trasferirono a Sesto San Giovanni, e oltre a questo pentimento, c'era anche il dispiacere di aver abbandonato una famiglia, la moglie e 7 figli. Quindi era un grosso disagio. Io chiuderei questa, credo che chi ci segue non potrà che convenire che si tratta di una vicenda
veramente, veramente eccezionale, piena proprio di cose insolite che si verificano in modo veramente raro. Ecco, vorrei che chiudere facendoti raccontare come è rimasto un po' nell'immaginario popolare bergamasco. C'è un detto proprio che lo riguarda, giusto? Sì, c'è un detto, dicono, quando qualcuno si arrabbia, dicono, attento perché la fada Pianetti. La fada Pianetti significa potrebbe svegliarsi la mattina e farla da Pianetti. Cioè, Poi c'è da non scherzare dire, troppo. sì, Non... se non scherzare troppo, che potrebbe succedere qualcosa di brutto. E fra l'altro questo si lega anche al fatto che in Bergamasca, anche già i giorni successivi ai fatti del 1914, su alcuni muri dei paesi bergamaschi iniziarono a comparire delle scritte "Viva il Pianetti, uno in ogni paese". Quindi c'era tanta gente dalla parte di Pianetti, c'era molta solidarietà verso il Pianetti e la sua vicenda umana. Ovviamente, questo ci tengo a sottolineare che anche a distanza di 100 anni, quello che ha fatto non è da giustificare. Quindi avrebbe potuto trovare altre soluzioni, poteva anche, anziché andare a San Giovanni Bianco, riparare San Pellegrino Terme, dove la mentalità era già più aperta, andare a Bergamo. Quindi poteva cambiare la sua vita in un altro modo senza poter commettere questa serie di omicidi, perché comunque ha rovinato anche molte altre famiglie. Io ho avuto anche modo di conoscere i discendenti delle vittime. Ovviamente capisco anche la loro situazione. Oggi è facile criticare, additare, è colpa sua, ha fatto bene. Cioè bisogna anche conoscere la storia a fondo per poi trarne delle conclusioni. Ovviamente la storia di Simone Pianetti è iniziato poi negli anni ad avere un eco anche a livello letterario, musicale, teatrale. Già a pochi mesi di distanza dai fatti, nel 1914, c'erano già i primi cantastorie che cantavano la ballata del Pianetti nelle piazze del paese, ma non solo in Bergamasca, ma anche nel Bresciano, nel Milanese e nel Piemonte, per esempio. Dopodiché ci sono stati alcuni articoli di giornale. Finché c'era la famiglia, finché c'erano i figli, se ne è parlato poco perché comunque non se ne voleva parlare, non si voleva tirar fuori la storia di Simone Pianetti. I figli, in particolare Nino, non voleva mai parlarne. Vuoi perché magari doveva nascondere qualcosa? Questo non è dato dire. E quello che si sa di Pianetti è tutta una ricerca che si è svolta successivamente, in particolare negli anni Ottanta, quando tutti i figli sono scomparsi, sono usciti i primi romanzi, fra cui il primo è La farina del diavolo di Annibale Mattavelli. Dopodiché ci sono state altre ricostruzioni storiche, sono molto affidabili e complete, quelle di Tarcisio Bottani e Ermanno Arrigoni, per esempio, scritto in libri storici locali della Valle Brembana. E ultimamente sono stati pubblicati anche altri nuovi romanzi. Sono anche nate altre canzoni. Per esempio, ha avuto molta risonanza ed è questa che ha fatto conoscere ai più giovani la storia di Simone Pianetti. È la versione un po' rock metal rock dei Folkestone. Appunto, c'è una canzone che si può ascoltare in YouTube, per esempio, si titola Simone Pianetti, dedicata proprio a lui. Oltre, non parliamo del teatro burattinesco, quindi fin dagli anni 40 iniziavano a girare per le pianure
del bresciano e del bergamasco, i burattinai, che rappresentavano nel loro caravan le storie, la storia di Simone Pianetti in maniera anche un po' ironica. Ok, io allora ti ringrazio per questo Grazie a voi. racconto che secondo me è Ci stato sarebbe molto. molto altro da raccontare, però va Ne abbiamo bene. detto parecchio, direi. Sì, ne ho detto parecchio, L'essenziale d'altronde credo che abbiamo un libro detto. di 600 pagine Rifallo che vedere, rifallo vedere. al momento sono rimaste poche copie, però Vabbè, speriamo può presto che darsi vadano in che ristampa, sì. Si trovi proprio un modo di pubblicarlo. Comunque, Cronaca di una vendetta, rileggi tutto il titolo, Cronaca di una Cronaca di una vendetta, la vera storia di Simone Pianetti, il suo passato ribelle, la giustizia solitaria, la fuga romanzesca, una fra le più appassionanti vicende della Belle Époque, un enigma mai risolto. vendetta. Va bene, con questo direi che possiamo salutare. Grazie a tutti, Ancora, grazie. ciao.